con il comico Daniele Parisi per parlare di Sgombro numero 30, il varietà tragicomico in scena al Nuovo Cinema Palazzo venerdì 25 ottobre 2019. Daniele, ben trovato. Eccoci. Buongiorno. Allora, raccontiamo di questo nuovo appuntamento. Torniamo, diciamo, uso un termine quasi anni 80, più gagliardi che mai per questa 30ª edizione e diciamo, posso dire subito chi siamo, ecco. Ecco. Giovan Bartolo Botta, il misterioso collettivo del Nano Egidio, io chiaramente, Gioia Salvadori, Ivan Talarico e questa volta abbiamo come ospiti, possiamo dire, Luisa Merloni, che è una bravissima attrice e autrice di teatro, e Claudio Morici, che diciamo torna a Sgombro. Siamo tutti molto contenti. Raccontiamo anche come funziona la formula della serata. È una serata, possiamo definirla flusso, in cui ciascun artista porta sul palcoscenico un pezzetto del proprio repertorio. Ogni artista più o meno si esibisce per una totalità di 7-8 minuti massimo. Chiaramente è una serata che ogni volta è diversa, e questa è la particolarità di Sgombro, nel senso che noi facciamo una serata ogni mese, e ogni mese uno può tornare perché lo spettacolo è sempre diverso, perché il repertorio è sempre nuovo, quindi è un'occasione per incontrarci noi, prima di tutto, e ci piace stare insieme tra artisti, ma soprattutto testare con il pubblico e provare cose sempre nuove, quindi è un modo Sgombro non soltanto per divertirsi, ma anche per monitorare, per chi è interessato, all'evoluzione artistica di questi artisti, insomma, che cercano in tutti i modi di portare avanti la propria poetica, ecco. Anche per questa volta è previsto un maestro di cerimonia e i momenti musicali? Assolutamente sì, Ivan Talarico che presenta Sgombro ci sta regalando vi regalerà, diciamo, delle perle musicali. E poi niente, per quanto riguarda gli ospiti, c'è soltanto Luisa Merloni. Musicalmente, diciamo che si darà di più Ivan Talarico, insomma, che comunque è uno splendido cantautore e un maestro di cerimonie meraviglioso. Senti, come funziona? Sì, Un dimmi. Senti, presentatore vecchio stampo, diciamo, da tante idee. come funziona per gli ospiti? Si propongono loro o andate anche voi in cerca? Questa è una bella domanda, nel senso che noi andiamo un po' in cerca, perché stiamo cercando, non è facilissimo, nel senso che Sgombro in qualche modo è un collettivo e di volta in volta collettivamente scegliamo un argomento, un tema, ecco, intorno al quale noi ruotiamo. E in base a quello scegliamo la persona che secondo noi è più adatta. Quindi non è tanto una questione di gusto stilistico, ma proprio di persona che in qualche modo può aderire a un tema affrontato in un determinato modo. Ci definiamo degli autori e attori comici. E quindi siamo aperti a qualsiasi forma, dal teatro canzone alla stand-up, al teatro tout court, ma noi pensiamo anche addirittura in futuro di voler magari far venire anche non attori, cioè nel senso, magari se parliamo di un determinato argomento sarebbe bello invitare un professore universitario che per 5 minuti improvvisamente ci illumina, no? Sì. Ecco, un filosofo, un poeta, ecco, questa è un po' l'idea delle ospitate, ecco, non soltanto un performer comico, ma qualcosa che si ispiri e che aderisca al tema della serata. C'è poi anche l'arte delle locandine e dei manifesti. Assolutamente sì, e qui c'è Cato che ormai da diversi anni sta collaborando con noi e devo dire che sono delle locandine splendide, sono delle vere e proprie opere d'arte e quest'anno insomma ne abbiamo fatta una in particolare che si ripeterà per le varie serate ed è veramente molto bella. Non so se l'hai vista, Sì, se ti è questa. capitato di vedere. Questa è bellissima. Abbiamo deciso questa volta di farne una sola che si ripete, insomma, anche un po' per aiutarci noi, insomma, a diffondere
un'immagine chiara, no? Però tutte le locandine che sono state fatte da Ceccato sono veramente splendide, insomma, speriamo di continuare a collaborare con lui. Aggiungiamo anche l'importanza di questo cammino che prosegue al nuovo Cinema Palazzo, che aveva avuto sigillati i propri spazi pochi giorni fa. Esattamente, noi eravamo lì anche noi, appena diciamo i sigilli sono stati riaperti. Ma guarda, io dico una cosa, che mettere i sigilli al Cinema Palazzo significa mettere i sigilli alle idee, e noi stiamo provando comunque a portarle avanti, e lo facciamo con la grazia che ci appartiene, nel senso, vediamo, noi siamo lì, faremo le nostre cose con educazione, come sempre, e attendiamo. Speriamo che tutto vada per il meglio. Ecco. Bene. E allora ricordiamo l'appuntamento numero 30 con Sgombro, il varietà tragicomico, al nuovo Cinema Palazzo a Roma, venerdì 25 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento al comico Daniele Parisi che ce lo ha presentato. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a prestissimo. Evviva il lupo! Ciao! Ciao, ciao Federico! Ciao, ciao, ciao!